Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche questo mercoledì tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Ha fatto il suo debutto sulla versione americana di iOS People, l'app che consente di esprimere pareri sulle persone dandogli un voto in tre aree: professionale, personale e dating, ovvero appuntamenti galanti ai quali è possibile aggiungere un commento. Insomma, noi esseri umani come ristoranti e discoteche, oggetto di opinioni altrui con recensioni dettagliate che indicano quanto siamo bravi oppure quali carenze abbiamo. Intanto, le piace come idea? No, personalmente no, anche perché va contro la privacy e tutto il resto. Giudizi io non ne darei assolutamente a nessuno, anche con un'app assolutamente, anche perché ci sarà, può scatenare anche determinate reazioni che potrebbero essere anche pericolose, non lo so io, anche nei confronti degli altri, visto che si vedrà da tutte le parti, non è che si saprà da tutte le parti il giudizio di quello che uno dà. Quindi lei non la utilizzerebbe mai, assolutamente? Assolutamente no, e non la metterei mai, sicuramente. Sì, ci sarebbe come app, cioè la trovo interessante. Quindi la utilizzeresti? Sì, se ne avrei bisogno sì. La utilizzeresti per valutare magari, non so, persone che hai conosciuto oppure ragazze che hai frequentato, e daresti un voto su come è stata quell'esperienza? Certo, esprimo un mio parere su quella persona. E così almeno le altre persone potrebbero capire anche che tipo di persona potrebbero trovarsi davanti. Qualcuno dice che c'è il rischio che magari si verifichino ondate di fango contro persone che magari non si sono mai viste prima. Per esempio, ti sta antipatico qualcuno ma non lo conosce approfonditamente, puoi sparare a zero su di lui e magari mettere a rischio la sua reputazione. No, beh, questa cosa qua non si dovrebbero fare, perché è così come... Cioè non avrebbe senso questa cosa qua, quindi se dovessi dare un giudizio lo dai sincero, non lo dai, perché cioè, questa applicazione qua serve a queste cose qui, non puoi far finta di conoscere questa persona qua e dare un giudizio magari negativo, cioè non sarebbe neanche giusto in confronto alla persona che riceve il voto o il giudizio. Ti piace come applicazione, sì o no? Sinceramente a me non può interessare, perché sono a posto, cioè sono fidanzata, quindi magari per i ragazzi giovani può essere una bella idea. Pensi che è stata utilizzata negli Stati Uniti anche per valutare dipendenti di lavoro oppure... Certo, può essere una buona idea anche per quello, sì, sicuramente. Non c'è il rischio però di perdere quel piacere del conoscere una persona nuova, perché tramite l'applicazione si ricavano già delle informazioni prima? Beh, sicuramente come tutte le cose nuove, questo è una cosa che non andrebbe bene, perché io tornerei un po' indietro a scrivere le lettere, a parlare un po' di più, perché vedo anche, vai al ristorante, sono tutti lì giù con questi telefoni in mano, però la vita continua a migliorare, è ovvio che sicuramente anche queste cose andranno avanti così, però io tornerei indietro. Quindi un passo indietro bisognerebbe farlo. Indietro sì, anche i due. Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.